Esistono luoghi a Napoli che fungono da ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Luoghi suggestivi, carichi di devozione e sacralità, dove il pagano cammina a stretto contatto con il sacro. Tra questi luoghi vi sono la Grotta delle Fontanelle e Santa Maria delle Anime del Purgatorio, un'ex cava di tufo la prima e un'antica chiesa nel cuore di Napoli la seconda. Entrambe accolgono nel proprio ventre centinaia di spoglie umane, molte delle quali anonime, e che vengono accudite sin dal 1600 dai devoti alle anime pezzentelle. Pulite, lucidate, adornate con candele, fiori e rosari, le capuzzelle, i teschi di defunti ignoti, vengono adottate in famiglia secondo rituali ben precisi, in un patto reciproco tra i vivi e le anime del purgatorio. La ricerca del teschio era un processo lungo e da eseguire con perizia. A volte era lo spirito ad apparire in sogno e a indicare dove trovare le proprie spoglie. Altre volte era il fedele a scegliere il cranio adatto, magari accompagnato da un bambino, poiché reputato più sensibile a recepire segnali dall'altro mondo. Iniziato il processo di adozione, la capuzzella veniva posta sopra un fazzoletto ricamato e avviate le preghiere per accompagnare l'anima lungo il suo percorso in purgatorio. Il fedele, in cambio, chiedeva all'anima una grazia per problemi quotidiani o familiari. Se la grazia si manifestava, si attuava la vera adozione e il teschio veniva posto dentro teche, sopra un cuscino con candele e fiori, e pulito e accudito come un vero membro della famiglia. Se invece essa non fosse avvenuta, il teschio sarebbe stato punito e messo a faccia al muro e dopo abbandonato dalla famiglia. Ogni teschio è una storia a sé, ma anche in questo strano mondo macabro esistono teschi più famosi degli altri. Ecco allora il teschio di Lucia, con il velo da sposa per le grazie sul matrimonio, quello di Donna Concetta, con il teschio che suda se la grazia verrà esaudita, o Fratello Pasquale per i numeri all'otto, o il terribile capitano che, presentandosi fantasma al matrimonio dell'uomo che profanò l'ossario, uccise entrambi i belli sposi. Talmente forte era il culto delle anime pezzentelle a Napoli e provincia che la Chiesa si ritrovò costretta a proibirne negli anni 70 questa manifestazione, dichiarandola superstiziosa e inammissibile e impedendo ai fedeli di venire a contatto con le ossa. Oggi questi luoghi di fede sono stati aperti come monumenti, imponendo ai fedeli tassativi divieti di culto. Ciò nonostante, è inevitabile, camminando tra quelle spoglie, percepire la carica di devozione e mistero che aleggiò per secoli in quegli ambienti, ed avere la sensazione che forse una di quelle capuzzelle stia proprio chiamando noi.